Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Prima di cominciare, una piccola comunicazione di servizio. L'ho già detto la settimana scorsa, ma so che non tutti guardano i video del D20 System, quindi ripetiti a Juvent. Dato che molti me lo stanno chiedendo, non sono io a inviare le notifiche tramite YouTube quando esce un nuovo video. È una cosa che il sistema fa in automatico. Però, se volete che i video vi vengano notificati non appena escono, non basta che siate iscritti al canale, dovete anche schiacciare sul tasto quello per la notificazione, quello col simbolo della campanella. Quindi, se non schiacciate quello, non è detto che vi arrivino le notifiche. Alcune arriveranno lo stesso, molto probabilmente in ritardo, altre non arriveranno mai. Vale per il mio canale come vale per tutti gli altri canali. Attivando le notifiche c'è una maggiore possibilità che i video vi vengano notificati. Anche lì delle volte salta il sistema. Comunque, se voi volete essere sicuri, c'è un profilo Facebook legato al canale, trovate il link in descrizione anche nei contatti del sito. Lì ogni volta che carico un nuovo video metto un post in cui c'è il link al nuovo video. Quindi, se non volete stare a seguire la questione delle notifiche di Facebook, cioè se non volete stare a seguire la questione delle notifiche di YouTube, chiedetemi l'amicizia su Facebook, da lì vedete ogni volta che esce un nuovo video, più ogni tanto pubblico qualcosa, ma niente di che. Detto questo, torniamo all'argomento tesoro che è quello che ci interessa. Con questo video dell'arte del masteraggio andiamo a chiudere l'argomento tesoro. Nel primo video del mese abbiamo visto come il tesoro è utile al party. Adesso però andiamo dall'altra parte dello schermo e vediamo di discutere come il tesoro è utile per il master. Molti master sottovalutano come il tesoro possa risultare incredibilmente utile per inserire i personaggi nella narrazione e far apparire tutto il mondo creato per il gioco molto più vivido ai loro occhi. In più, semplifica molto per certi aspetti la vostra vita come master. Il modo più diretto in cui il tesoro torna utile a voi come master è quello di motivazione per le imprese dei giocatori. Se i giocatori vogliono per i loro personaggi un particolare oggetto, un particolare equipaggiamento che magari è difficile da ottenere, saranno molto propensi a fare delle missioni che gli permettano di acquisirlo. Per i gruppi che non sono neanche particolarmente eroici, probabilmente già solo il fatto di venire pagati per fare qualcosa è un'ottima motivazione per andare a fare quella cosa. Potete anche utilizzare il tesoro per indirizzare l'andamento della narrazione. Magari per portare a termine una specifica impresa c'è bisogno di uno specifico oggetto magico che a sua volta, per essere recuperato, ha bisogno di un'altra missione per andare a recuperarlo. La classica situazione per uccidere il signore dei vampiri bisogna trafiggergli il cuore con lo spadone della luce sacra, ma lo spadone andò perduto 1000.000 anni fa nelle catacombe della morte assolutamente certa, e solo voi eroi potete andare a recuperarlo per poi utilizzarlo contro il signore dei vampiri. Se utilizzate il tesoro in maniera astuta, non ci sarà neanche bisogno che voi diciate ai giocatori che c'è un'impresa collegata col tesoro. Mettiamo il caso che i vostri giocatori debbano partecipare a una corsa di automobili. Basta che voi facciate dire a uno dei PNG che sono lì alla preparazione della corsa qualcosa sulla falsariga sì, voi siete bravi, ma non avete speranze contro quell'altra scuderia lì perché loro hanno dei motori X10K che sono molto superiori al vostro. Probabilmente la risposta automatica dei giocatori e dei personaggi a quel punto sarà: ok, e come ce ne procuriamo uno noi?
da lì saranno loro stessi a organizzarsi per andare a trovare il motore. Ma questo andrà direttamente sul binario che voi avete stabilito senza alcuna forzatura da parte vostra. Un'altra cosa molto utile è demandare al tesoro descrizioni e dettagli specifici della vostra ambientazione che ritenete che sia importante per i giocatori conoscere, evitando però di dover fare degli spiegoni lunghissimi che poi tanto alla fine non ricorderà nessuno. È molto più facile per i giocatori ricordare le cose se hanno un riferimento diretto ad esse. Questo può essere fatto in maniera anche diretta, magari nel tesoro i giocatori trovano un arazzo, un dipinto che rappresenta una scena importante della storia del vostro mondo. Questo dipinto rappresenta il grande re nell'atto di fermare l'orda di demoni che tentò di distruggere il mondo. Non solo gli avete dato un tesoro, ma adesso i PG sanno che ci fu un grande re e che fermò un'orda di demoni che volevano distruggere il mondo. Sono tre informazioni importanti che voi gli avete dato con tre righe di descrizione e un oggetto che magari ricorderanno perché devono portarsi dietro questo dipinto tra le gallerie, tra i corridoi del dungeon o cose così. Vale anche per l'ambientazione geografica. Sempre nello stesso tesoro c'è un antico tomo di valore che possono portarsi via per poi rivendere, intitolato Atlante geografico delle isole volanti del sud. Ok, adesso i giocatori sanno che nel sud ci sono delle isole volanti. Magari qualcuno vorrà anche sfogliarlo e vi chiederà: vabbè, lo sfoglio un attimo, cosa c'è scritto? Quello è un altro gancio per permettervi di dare informazioni sull'ambientazione senza mettervi a spiegarla come se fosse a scuola. Questo, se avete preparato bene la vostra quest, può essere usato per anticipare e sottolineare alcune cose che magari torneranno utili più avanti nella storia. Se voi prevedete che i personaggi verranno assunti da una mega corporazione per fare spionaggio industriale ai danni di un'altra mega corporazione, magari fare in modo che nel corso delle quest precedenti i personaggi abbiano già avuto modo di entrare in contatto con questi marchi, magari hanno anche comprato i loro prodotti, renderà il mondo più realistico e comunque darà loro immediatamente un'idea di chi sono queste persone con cui stanno andando a trattare. E siamo sempre lì. Ah, la Cybertron vuole assumerci per fare spionaggio industriale? Ottimo, ci ho comprato il mio braccio robot alla Cybertron. Magari se lavoriamo per loro mi danno il modello dopo che c'è anche il mitragliatore. In questo modo sembrerà che gli elementi e le situazioni della trama in cui i giocatori andranno a incappare siano perfettamente coerenti e siano sempre stati parte del mondo di gioco e non delle strutture artefatte buttate lì solo per dare una scusa ai giocatori per tirare dei dadi. Se poi, come loro imprese, i giocatori sono entrati in possesso di proprietà immobiliare, terre, castelli, o semplicemente si sono fatti un nome abbastanza importante da renderli eleggibili per incarichi prestigiosi, sarà molto facile per il master introdurli bene nel mondo di gioco e non farlo più sembrare un mero sfondo. Se prima gli avventurieri dovevano concentrarsi solo su quello che capitava a loro, fondamentalmente, e quello che c'era nelle loro immediate vicinanze, adesso che sono persone importanti, loro stessi sono una parte fondamentale del mondo di gioco. Conoscere i confini politici della regione dove si svolgono le loro avventure non è più un elemento di contorno. Quelli sono i confini del loro regno, è di fondamentale importanza sapere dove si trovano, chi c'è dall'altra parte del confine
e qual è la politica di questi nei regni confinanti. Anche eventi che prima erano semplicemente delle elementi di colore, mettiamola così, c'è una guerra centenaria tra i due regni lontani. Adesso magari quella centenaria guerra tra due regni lontani influenza direttamente la politica economica del loro regno o le possibilità di esportazione della loro ditta. Tutto il mondo diventa improvvisamente molto più piccolo e molto più importante ai loro occhi. Anche altri elementi cominceranno a diventare preponderanti. Probabilmente i personaggi impareranno molto velocemente quali sono i nomi di tutti i PNG della corte del re, semplicemente perché anche loro fanno parte della corte di quel re e hanno a che fare costantemente con quei PNG per le loro imprese. Senza contare il fatto che ora quelli che erano elementi di contorno non solo diventano più importanti per i giocatori, ma probabilmente i giocatori stessi diventano il motore di quegli elementi. I giocatori non sentiranno più ogni tanto sull'olovisione parlare il telegiornale che dice: "Ah, i pirati infestano gli asteroidi intorno al nostro sistema planetario." Adesso magari saranno loro a fare pressioni sul governo per disinfestare gli asteroidi dei pirati perché le navi della loro ditta di spedizione devono proprio passare da lì. E magari andranno a parlare con il governatore del loro pianeta, per cui hanno magari già fatto gli incarichi in precedenza e si faranno dare una licenza come corsari per poter armare un'astronave e andare in prima persona ad ammazzare i pirati laddove nessuno li aveva mai ammazzati prima. Come al solito, queste non sono altro che delle idee buttate lì per darvi almeno un'infarinatura generale di come potete, se siete furbi, utilizzare il tesoro per venirvi incontro, aiutarvi come master, rendere il vostro mondo migliore. Fondamentalmente lo scopo è quello di fornire un'esperienza molto più coinvolgente per i giocatori. Diciamo che per questo video è tutto. Come sempre, mi piacerebbe sapere da voi se conoscevate già questi trucchi e se ne conoscete altri, magari scriveteli sotto nei commenti. Potrebbero tornare utili a me, come potrebbe tornare utile a qualcun altro che legge i commenti, quindi la condivisione è importante tra master. Poi, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se avete domande, dubbi o perplessità, non fatevi problemi a fare domande sempre nell'area di discussione qui sotto. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.